Cari ascoltatori, vi saluto calorosamente nel prezioso nome del Signore con la parola in Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal versetto 1. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Attraverso la morte sacrificale di Gesù Cristo sulla croce del Golgota abbiamo ricevuto il perdono della nostra colpa e dei nostri peccati. Se torniamo a Lui, sperimentiamo un vero pentimento. Come certo che Cristo è risorto, tramite la conversione e la nuova nascita arriviamo al rinnovamento e alla risurrezione per una nuova vita in Lui. Dove questo è accaduto, lo Spirito Santo scenderà e ci suggellerà come sta scritto. E Lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Questa esperienza con Dio è necessaria ed essenziale per la salvezza. È la garanzia che agli occhi di Dio la nostra redenzione è stata compiuta. Quando Paolo venne ad Efeso, chiese: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto?» Questa è la grande domanda. La maggior parte dei credenti afferma di aver ricevuto lo Spirito Santo al momento della conversione o della nuova nascita, senza aver effettivamente sperimentato ciò che i primi cristiani hanno ricevuto al battesimo dello Spirito Santo. Così come la crocifissione e la risurrezione, l'effusione dello Spirito Santo appartiene all'opera di redenzione. Questo evento è di grande importanza per la nostra salvezza. È necessario per ogni persona che sperimenti Dio come lo troviamo scritto nella Sacra Scrittura. Cosa riceviamo attraverso l'esperienza della Pentecoste tramite l'effusione dello Spirito Santo? Leggiamo che il giorno di Pentecoste improvvisamente venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia. E prima apparvero delle lingue di fuoco che si divisero su ciascuno di loro e iniziarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Per dirlo chiaramente, si formarono 120 lingue di fuoco per le 120 persone radunate nella sala di sopra e si posarono su ciascuno di loro. Perché le lingue? Perché non le orecchie o gli occhi? Perché proprio la lingua? In Giacomo capitolo 3 sta scritto che anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta come
fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla Geenna. Di nessun membro del nostro corpo si dice una cosa del genere. L'Apostolo continua dicendo che l'uomo è in grado di domare qualsiasi animale, ma nessun uomo è in grado di domare la lingua. È un male che non si può frenare, è pieno di veleno mortifero. Questa è la lingua di ogni uomo. Non ci sono eccezioni qui. La parola di Dio è giusta in tutte le situazioni. La lingua naturale dell'uomo è infiammata dal fuoco della Geenna e ha già causato molti mali. La lingua dei credenti deve essere messa al servizio di Dio. Ma ciò non accade con delle buone intenzioni, nemmeno con la conversione o la nuova nascita. Questo accade solamente attraverso il battesimo con lo Spirito Santo e col fuoco. Il fuoco divino deve spegnere il fuoco dell'inferno e distruggerlo. Nonostante tutte le esperienze che avevano già fatto, Gesù comandò ai suoi discepoli di recarsi a Gerusalemme per ricevere lo Spirito Santo. Solamente dopo loro furono in grado di predicare la sua parola come suoi servi. Secondo Giovanni capitolo 20, versetto 22, dopo la risurrezione, il Signore alitò sui suoi discepoli e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Tuttavia ordinò loro di aspettare a Gerusalemme la promessa del Padre. Giovanni Battista aveva già detto: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Il nostro Dio è un fuoco consumante. Il giorno di Pentecoste egli si rivelò ai suoi in modo soprannaturale. Le loro lingue furono accese dal fuoco di Dio, in modo che da quel momento fossero messe al servizio della proclamazione della sua parola. Giacomo descrive la lingua dell'uomo naturale come infiammata dal fuoco dell'inferno, essendo un'incarnazione dell'ingiustizia. Tutti i redenti hanno ricevuto non solo il perdono dei loro peccati, non solo la vita eterna, ma dovrebbero e devono essere messi al servizio di Dio. Questo accade sia con le parole che con le azioni. Dio vuole fare di noi una benedizione per gli altri, come fece inizialmente con i suoi a Gerusalemme. L'evento soprannaturale era qualcosa di nuovo e strano per le persone radunate. Ma Pietro alzò la voce e disse loro: giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. Costoro non sono ubriachi come voi ritenete, poiché è solo la terza ora del giorno. No, qui si adempie la promessa del profeta Gioele. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne. E i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Qui abbiamo il punto di riferimento e i segni distintivi che dovrebbero accompagnare l'esperienza del battesimo con lo Spirito e col fuoco. Se qualcuno dubita di aver avuto questa esperienza con Dio, allora deve ricercare se nella propria vita personale sono state manifestate
le caratteristiche bibliche che sono già specificate nella profezia di Gioele e che sono state evidenziate da Pietro il giorno di Pentecoste. Ogni esperienza che facciamo con Dio in questo tempo, che si tratti della conversione, della nuova nascita, del battesimo con lo Spirito Santo, deve produrre gli stessi frutti e lo stesso risultato, come vediamo all'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento. Altrimenti, non abbiamo sperimentato nel nostro cuore ciò che confessiamo con la bocca. Possiamo verificare le nostre esperienze solamente con la Bibbia. Gesù Cristo dimorava nei primi cristiani tramite l'effusione dello Spirito Santo. Egli si manifestava e testimoniava di essere il risorto. Egli fa la stessa cosa in questo tempo. Cari ascoltatori, non siete aiutati quando avete solo una supposizione. Avete bisogno di essere rassicurati da Dio attraverso la parola di Dio. Per favore, leggete attentamente le Sacre Scritture in merito a questo tema e controllate adesso se avete fatto questa esperienza con Dio, del battesimo con lo Spirito Santo. Sarete grati per questa raccomandazione e quindi sperimenterete Dio in modo meraviglioso. Pregate con fiducia per questo e il Signore si rivelerà. Preghiamo. Padre Celeste, ti prego con tutto il cuore nel nome di Gesù Cristo. Guida i tuoi in questo tempo, come hai fatto in passato. Possano loro seguirti, credere in ogni parola e sperimentare ogni promessa. Ti prego per questo, nel nome di Gesù. Amen.